L'ordinanza che vieta ai cani l'accesso in alcuni parchi e giardini di Sondrio verrà rivista. Questa mattina davanti a Palazzo Pretorio una cinquantina di proprietari del miglior amico dell'uomo si sono incontrati per manifestare la propria contrarietà rispetto al provvedimento. Penso proprio che sia una violenza che ci fanno, cioè ci impediscono di entrare in un giardino pubblico semplicemente perché abbiamo un cane. Questa non può essere una discriminante, avere o non avere un cane, quindi essere un cittadino di serie A o un cittadino di serie B. Sappiamo più dove andare con i nostri cani, la città è abbastanza pulita, non mi sembra che ci sia un disastro. Le persone educate sono quelle che rispetteranno il divieto, quelli che già non lo rispettavano, quelli che già lasciavano la cacca per strada lo faranno ancora. Tutto qui, chiediamo semplicemente che di non essere discriminati in un momento storico dove tra l'altro il discrimine mi sembra che la faccia da padrone. Chiediamo al sindaco l'entrata di nuovo in Villa Quadro, che per noi non è di certo un gabinetto per i cani, perché tutti noi la raccogliamo da anni. La vecchia giunta ci aveva messo anche i cestini, i sacchettini gratis e tutti siamo sempre stati diligenti. Se qualcuno fa sporca e non raccoglie la sporcizia deve essere multato, è giusto, però da tenere presente che per molte delle persone il cane non è solo un cane, è un lusso, è una compagnia, pet therapy anche per le persone anziane, vedovi, disabili e tutte queste cose. Chiediamo di rivedere l'ordinanza perché secondo noi è molto punitiva e a senso unico. Chi si comporta bene col cane paga le conseguenze anche per chi in realtà non si comporta affatto bene e questo non lo troviamo giusto. Il sindaco Scaramellini ha quindi incontrato una delegazione di proprietari di cani e insieme sono state previste delle modifiche all'ordinanza, ovviamente andando incontro alle esigenze di chi ha un amico a quattro zampe, fermo restando la tutela di chi si è rivolto al comune per segnalare l'inciviltà di alcuni padroni che non raccolgono le deiezioni. Ci ha ascoltato, ha detto che verificherà appunto i giardini di Via Piazzi, di lasciare un'area dove il cane può entrare a fare i bisogni. Chiaramente noi come proprietari dei cani cerchiamo di avere un riguardo, un po' di civiltà. E penso che è una questione solo di civiltà, di raccogliere appunto i bisogni dei cani, perché i cani non ne hanno colpa. Sono i padroni che ne hanno colpa. Adesso farò delle verifiche sulle ordinanze per vedere di trovare degli aggiustamenti che siano utili per tutti. Cosa è possibile modificare dell'ordinanza? Potremmo ridurre i divieti sui giardini sassi ad una parte dei giardini e magari consentire l'ingresso ai giardini di Villa Quadrio con i cani al guinzaglio.